Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parleremo più nel dettaglio del sistema di reputazione e più nello specifico tutto ciò che c'è da sapere sulle reputazioni delle due città che per il momento fanno da principe al nostro gioco ed ovviamente anche uno showcase di tutte quante le ricompense in modo tale da poter decidere meglio quale delle due reputazioni aumentare magari più velocemente, anche se già vi dico a partire da subito che entrambe le città danno delle ottime ricompense, per cui mettiamoci all'opera e andiamo a vedere nel dettaglio quello che si può ottenere grazie al nuovo sistema di reputazione. Il sistema di reputazione è un sistema semplicissimo, non è altro che ricevere delle quest o comunque ricevere degli incarichi da degli NPC che ci permetteranno di aumentare il nostro livello di reputazione per poi ovviamente riscattare una ricompensa. C'è da dire comunque che il sistema di reputazione non può essere sbloccato a caso. Bisogna avere una base di almeno un adventure rank a livello 25 e poi successivamente sbloccare le due varianti, la variante di Mundstald e la variante di Liyue. La variante di Mundstald si sblocca finendo la quest The Outlander Who Caught the Wind, che è praticamente una quest che viene sbloccata nel prologo dell'atto 1. Mentre invece per Liyue bisognerà affrontare Farewell Archaic Lord, che è una missione che è praticamente la missione del capitolo 1 dell'atto 2. Una volta sbloccate queste due missioni avremo, e ovviamente il rank 25, avremo la possibilità di poter interagire con i menu sia per la città di Mundstald che per la città di Liyue. Una volta aver completato queste due missioni potremo parlare con due diversi NPC, uno situato nella città di Mundstald, ovvero Hertra, il coordinatore dei cavalieri di Favonius, e Yu, che è la segretaria del Ministero degli Affari Civili per Liyue. Esistono diversi compiti che possiamo svolgere all'interno delle sessioni di aumento reputazione, sia per quanto riguarda Mundstald, sia per quanto riguarda Liyue. Avremo delle missioni che verranno comunque scaglionate regione per regione, che saranno comunque dettate da degli NPC totalmente a caso, l'esplorazione che farà da principe al nostro gioco, ovviamente, fino ad un massimale, almeno per completare gli obiettivi, del 60%. Avremo quindi bisogno di esplorare la mappa al 20%, 40% e 60% per far sì di ottenere tutti quanti i nostri premi, diciamo tra virgolette, cioè i nostri obiettivi per quanto riguarda la World Exploration. Avremo anche le taglie, esattamente come un qualsiasi gioco di ruolo, così come Monster Hunter, così come Final Fantasy 12, dovremo dare la caccia a dei mostri nello specifico. Queste saranno però delle taglie che bisognerà fare attenzione a gestire, perché saranno praticamente comprese tra tutte e due le città. Quindi saranno tre taglie settimanali che verranno resettate ogni lunedì, che però saranno condivise tra le due città. Quindi non possiamo effettuare tre taglie su Mundstald e tre taglie su Liyue, saranno tre taglie totali. Quindi fate molta attenzione al dove volete sviluppare di più il vostro livello di reputazione. Per quanto riguarda le richieste, stessa identica cosa, ci saranno tre richieste in totale settimanali che potranno essere accettate all'interno del nostro gioco. Quindi può essere una buona scusa per dividere le richieste in una città e le cacce in un'altra città, magari, no? Giusto per dare un'idea. Una volta presentato tutto il nostro menu per quanto riguarda la reputazione delle nostre città, adesso iniziamo a parlare delle cose un po' più cicciose, ovvero le ricompense. Ci saranno diverse ricompense per ogni livello che riusciremo ad aumentare all'interno della nostra città. Ovviamente per livello si intende il livello di reputazione. Esistono fino a un massimo di 8 livelli di reputazione, sia per Mundstald che per Liyue, e ognuno di questi livelli avrà una ricompensa diversa. La prima ricompensa, che è già una ricompensa pazzesca, si ottiene a partire dal livello 2 della reputazione sia di Mundstald che di Liyue,
ognuno ovviamente per diciamo la sua regione, ovvero lo sblocco del progetto della Nemoculus Resonance Stone e della Geoculus Resonance Stone. Avremo appunto la possibilità vera e propria di poter individuare tutti gli Nemoculus e i Geoculus che ancora ci mancano all'interno della mappa. Ovviamente avremo la possibilità di avere il progetto e quindi di poter craftare tramite il bench dell'alchimista per ottenere appunto i nostri Nemoculus e i nostri Geoculus Resonator, che ci permetteranno di essere attivati purtroppo una sola volta ciascuno, quindi una alla volta si potranno essere attivati, dove una volta attivati avremo la possibilità di individuare la zona precisa sul dove si possa trovare un Nemoculus o un Geoculus. Qualora non si fosse trovato nulla nella zona circostante, il cooldown sarà ridotto a soltanto 30 secondi. Mentre invece se riusciremo a trovare il nostro Nemoculus o Geoculus di turno, avremo un cooldown purtroppo di 300 secondi prima di poterlo riutilizzare. Quindi fate molta attenzione se volete andare all'esplorazione della mappa, perché adesso finalmente si avrà la possibilità finalmente di trovare tutti i Geoculus e gli Nemoculus che purtroppo ci mancano all'interno della mappa. Altra ricompensa molto interessante sarà il Wind Catcher. Ebbene sì, praticamente avremo la possibilità di creare le correnti ascensionali tramite il Wind Catcher. Avete presente all'interno della mappa le lucciole che si vanno a prendere per poi creare la corrente una volta unite tutte e tre? Bene, adesso potremo farlo senza l'ausilio di queste lucciole, perché a partire dal livello 3 della reputazione di Moonstad si ha la possibilità di poter utilizzare il Wind Catcher. Purtroppo non si potrà utilizzare mentre si combatte, però si potrà utilizzare durante l'esplorazione ed avrà un cooldown di 100 secondi. Mentre invece raggiungendo il livello 3 di reputazione nella regione di Live avremo la possibilità di realizzare la resina condensata. Ebbene sì, la resina condensata, che è praticamente uno di quegli oggetti che sto sfruttando veramente al 100% all'interno del gioco, che ci permettono di condensare e quindi di conservare la nostra resina. Si potrà realizzare al costo di un crystal core e 40 resine alla volta, e si potranno ottenere fino a un massimo di 3 condensed resin all'interno del nostro inventario. La cosa figa di questa ovviamente resina condensata è il fatto che tutte le ricompense che necessitano 20 resine, quindi sia i nodi per recuperare i libri, i nodi per recuperare i soldi e i vari dungeon per artefatti e materiali per ascensione delle armi che richiedono 20 resine, se utilizziamo la resina condensata per riscattare le ricompense di esse, verranno moltiplicate. Ebbene sì, perché il gioco è come se considerasse due volte lo stesso percorso, quindi è come se facessimo lo stesso dungeon o comunque lo stesso nodo due volte, in quanto la resina condensata viene creata appunto con 40 resine. Quindi utilizzando la resina condensata all'interno dei dungeon e all'interno comunque anche dei nodi per ottenere soldi e libri, avremo la possibilità di ottenere il tutto raddoppiato. Anche l'esperienza che si ottiene tramite appunto il completamento dei nodi e dei dungeon sarà sempre moltiplicata per 2. Quindi ottimo pretesto per risparmiare tempo, in quanto il farming potrebbe effettivamente risultare un po' troppo ridondante. Invece, a partire dal livello 5 della reputazione di Moonstad, riusciremo a sbloccare il NRE menu 30. Uno degli oggetti che non vedo l'ora di poter sbloccare all'interno del gioco, proprio perché
sarà praticamente una sorta di zainetto che potremo utilizzare all'interno della battaglia e all'interno del gioco, dove potremo mettere al suo interno due tipologie di cibo diverso e quindi non dovremo più aprire il menu e doverci curare o dover utilizzare il cibo all'interno del menu. È una scorciatoia che ci permetterà di utilizzare direttamente il nostro cibo sul campo di battaglia tramite la combinazione di tasti. Quindi veramente veramente utile, e soprattutto io non vedo l'ora di poterlo sbloccare, perché sono stufo di dover resuscitare, qualora dovesse succedere, di dover resuscitare i miei personaggi tramite le uova con i menu, aprendoli oppure curandoli tramite appunto l'apertura del menu e poi rimpinzando i personaggi di cibo. Mentre invece a livello 5 della reputazione di Liyue avremo l'Adepti Seeker Stove, ovvero una cucina portatile. Ebbene sì, avremo la possibilità finalmente di poter portare nel nostro inventario una cucina portatile. Quindi non dovremo più memorizzare in testa dove si trovano tutti i fuochi da campo e andare a cercare i fuochi da campo per andare a cucinare. Ma adesso potremo cucinare in qualsiasi momento proprio perché abbiamo una cucina portatile. Quindi veramente, veramente figo. Mentre invece alla reputazione numero 6 di Moonstad avremo un altro degli oggetti più fighi che si possano utilizzare all'interno del gioco, ovvero il Portable Waypoint. Quindi un waypoint che possiamo portare sempre con noi e che possiamo rilasciare in un qualsiasi punto della mappa. C'è ovviamente un piccolissimo difettuccio di questo oggetto, che è giusto che comunque ci sia, ovvero il fatto di non poterne utilizzare di più all'interno di tutta la mappa. Se ne potrà utilizzare soltanto uno alla volta ed esso avrà una scadenza di 7 giorni. Quindi bisogna ricordarsi poi successivamente di rinnovarlo o comunque riposizionarlo una volta ogni settimana. Però per essere comunque un waypoint che possiamo praticamente utilizzare come quando vogliamo all'interno della mappa, devo dire che è veramente un grandissimo vantaggio. E vi ricordo che si ottiene a livello 6 per quanto riguarda la reputazione di Moonstad. Mentre invece a livello 6 della reputazione di Liyue otterremo la bussola Anemo o Geo Treasure. Che cosa vuol dire? Vuol dire che avremo la possibilità di poter interagire nella regione di Moonstad e nella regione di Liyue con questa bussola per trovare i forzieri. Ebbene sì, avremo una bussola personalizzata che ci permetterà di trovare i forzieri che magari non sono stati ancora trovati o quelli che magari respawnano una volta ogni tanto. Se non c'è nessun baule all'interno della zona della nostra ricerca, il cooldown si abbasserà a 5 secondi. Mentre invece, se dovessimo trovare dei forzieri o comunque trovare un forziere che in questo caso dovremmo aprire, il cooldown si rinnoverà ogni 30 secondi. Quindi bisogna avere ogni bussola, perché comunque si sblocca il progetto a livello 6, però bisogna craftare le bussole sia per la regione di Moonstad e sia per le regioni di Liyue. Quindi fate molta attenzione, equipaggiatela e poi successivamente la potete utilizzare. Piccola utility che si sblocca anche alla reputazione numero 2 sia di Moonstad che di Liyue, ovvero la percentuale e soprattutto la possibilità di poter parlare con il fabbro per riuscire ad individuare all'interno della mappa i giacimenti con minerali ricchi. Quindi vuol dire che il fabbro da adesso in poi potrà indicarvi sulla mappa dei giacimenti di metalli o comunque dei giacimenti di minerali molto numerosi, in modo tale da poter comunque risparmiare tempo nel farming e soprattutto risparmiare tempo anche nelle zone di ricerca per trovare il maggior numero di risorse possibili.
A livello 4 della reputazione in generale sia di Mondstadt che di Liyue si otterrà anche lo sconto per quanto riguarda diciamo, i commercianti all'interno delle varie città, quindi avremo la possibilità di ridurre le spese all'interno delle nostre città, però vi ricordo soprattutto che tutta questa roba, soprattutto la roba del fabbro che mi ero dimenticato di appuntare, si avrà la possibilità oltre, cioè quindi dopo il rank 30, di poter estrarre addirittura delle pietre magiche che avranno la possibilità di essere craftate tramite resina, ma personalmente ve lo sconsiglio, quindi è soltanto un'informazione in più, ma non vi consiglio di comunque andare a farmare questo tipo di rocce perché non vi serve assolutamente a niente. Inoltre avremo poi successivamente anche i biglietti da visita, biglietti da visita che faranno praticamente capire alle persone che comunque, sia ai giocatori che alle persone all'interno delle città, che stiamo praticamente viaggiando a livelli alti per quanto riguarda la reputazione delle varie città. Se ne potranno ottenere 4 in totale, 2 in Mondstadt e 2 in Liyue, rispettivamente ai livelli 4 e 7 di reputazione. Altro bonus che si potrà ottenere dalla possibilità di aumentare la nostra reputazione sono anche le ricette uniche. Ci saranno 6 ricette in totale uniche che si potranno ottenere, ovviamente 3 dalla regione di Mondstadt e 3 dalla regione di Liyue, e rispettivamente si sbloccheranno con la reputazione ai livelli 1, 4 e 7. Quindi è anche una scusa in più per poter ottenere delle ricette uniche e anche molto molto interessanti. Infine, come ricompensa finale per il successo del nostro operato all'interno delle due città, verremo ricompensati con i Wind Gliders. Avremo addirittura la possibilità di ottenere 2 Wind Gliders diversi, uno ovviamente per ogni regione, e avremo le Wings of Azure Wind, che saranno quelle sbloccabili nella regione di Mondstadt, e le Wings of Golden Flight, che saranno praticamente le ali che sbloccheremo nella regione di Liyue. Quindi nel momento in cui raggiungeremo il rank massimo, ovvero il rank 8 all'interno delle nostre cittadine, avremo la possibilità di ottenere anche dei gliders aggiuntivi. Detto questo, ovviamente non vi resta altro che iniziare ad esplorare la mappa, non vi resta che fare del vostro meglio per aumentare il più velocemente possibile la reputazione nelle vostre città. Spero che questa guida possa esservi stata utile un pochettino per invogliarvi e per conoscere soprattutto ciò che si potrà ottenere all'interno del gioco. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, vi aspetto come sempre o qui su YouTube oppure in live sui miei canali YouTube e Viola, dato che non posso dirlo. Detto questo, vi auguro tanta fortuna, vi auguro buon divertimento e ci becchiamo alla prossima.